Parliamo di forze. L'idea di forza è comunemente legata a quella di sforzo muscolare. I nostri muscoli in vari modi possono provocare, ad esempio, il movimento di un oggetto inizialmente fermo. Per esempio, se esercitiamo una forza tramite un calcio oppure spingendo con le mani su una palla inizialmente ferma, magari una palla ferma sul terreno, diamo un calcio, questa palla può mettersi in movimento in una ben determinata direzione. Quindi un colpo assestato sulla palla può provocare movimento. Altri effetti dello sforzo muscolare possono essere la deformazione di un oggetto. Ad esempio, se abbiamo in mano una lattina che è fatta sì di metallo ma piuttosto debole come resistenza meccanica, se afferriamo la lattina ed esercitiamo uno sforzo su due lati della lattina, possiamo provocarne una deformazione. Quindi effetti delle forze, intese come forze esercitate da noi con i nostri muscoli, possono essere movimento e deformazioni. In qualche altro caso le forze possono non provocare né l'una né l'altra cosa, almeno a prima vista. Ad esempio, se abbiamo due squadre di persone che giocano al tiro alla fune, quindi abbiamo due gruppi di persone che agiscono su una fune, le due persone chiaramente esercitano uno sforzo sulla fune in una stessa direzione, quella indicata dalla fune, ma con due versi opposti. Per ora diamo un'idea intuitiva di direzione diverso. È abbastanza chiaro però che l'effetto di queste forze esercitate sulla corda, dello sforzo esercitato dalle due squadre, può essere in qualche caso il movimento della corda verso sinistra, oppure verso destra, a seconda di quale delle due squadre è più forte, o altrimenti in caso di parità si può avere una tensione della corda molto forte, si può percepire che la corda è tesa, che è sottoposta a uno sforzo, ma non si ha alcun movimento. Questo succede in caso di parità delle due squadre. Quindi diciamo che diverse forze combinate fra di loro, due o più forze combinate fra di loro, possono anche non avere alcun effetto. Anzi, lo scriviamo come nessun effetto, per essere più chiari. Nessun effetto visibile. Però che ci sia una forza esercitata, diciamo, è abbastanza chiaro in un caso del genere dal fatto che magari la fune è tesa. Se guardassimo con attenzione, in realtà potremmo vedere che anche la fune, come la lattina dell'esempio precedente, è sottoposta a deformazione, una leggera deformazione che è il risultato dello sforzo esercitato sui due lati della corda. Quindi le forze, intese come forze a contatto, forze esercitate dai nostri muscoli, possono provocare movimento, possono provocare deformazione o nessun effetto visibile particolare. In qualche caso il movimento può essere modificato se già c'è, ad esempio una palla che sia già in movimento può essere fermata, e l'esempio più classico è quello di un portiere di una squadra di calcio che riesce a fermare attraverso il suo sforzo muscolare una palla inizialmente in movimento. Però questa idea di forza rimane fortemente legata alla nostra esperienza, un'esperienza di natura biologica. In realtà esistono forze di vario genere, forze che agiscono anche senza necessariamente avere un contatto tra gli oggetti che interagiscono fra di loro. Se la forza muscolare è un esempio di forza che agisce a contatto, esistono anche forze che agiscono a distanza. Ci sono diversi esempi di forze a distanza. La più comune è la forza di gravità. Più comunemente nota come forza peso. La forza peso è quella che provoca la caduta di un qualunque oggetto lasciato libero in aria ed è dovuta essenzialmente all'interazione fra la Terra, il pianeta su cui abitiamo, e
un qualunque oggetto che si trovi nelle sue vicinanze. Quindi se questa è la Terra, un qualunque oggetto che si trovi nella vicinanza della Terra è sottoposto ad una forza che tende a portare questo oggetto verso la superficie della Terra stessa. Questa forza viene chiamata forza peso, o più in generale forza di gravità, e non ha bisogno del contatto tra la Terra e l'oggetto stesso per essere presente. La forza peso infatti riguarda tutti gli oggetti a noi conosciuti nella nostra esperienza di tutti i giorni. Esistono altri tipi di forze che agiscono a distanza, per esempio le forze elettriche o le forze di natura magnetica. Queste sono forze strettamente imparentate. Forze elettriche e magnetiche sono, diciamo, due parti diverse di uno stesso fenomeno. Senza soffermarci direttamente su queste tipologie di forze, la cui natura è abbastanza complessa, ci soffermiamo per il momento sull'idea di forza in sé e di come misurare l'intensità di questa forza. C'è da dire una cosa però: quando parliamo di forza non possiamo semplicemente pensare di esprimerla attraverso un numero. Occorre specificare anche in che direzione inverso una forza agisce. Se infatti torniamo all'esempio precedente della palla, quando un pallone viene spinto, sappiamo che deve essere spinto in una certa direzione e la direzione della spinta si traduce poi in una direzione per il movimento. Per indicare la direzione e il verso di una forza si farà uso spesso di una simbologia basata su una freccia. Quindi quando dobbiamo indicare simbolicamente la presenza di una forza, si usa una freccia, si mette il simbolo F sopra questa freccia, a sua volta sul simbolo si mette una piccola frecciolina che sta a indicare che la forza ha bisogno di una direzione, di un verso per essere indicata in modo proprio. La freccia poi può essere più o meno lunga, a seconda dell'intensità della forza. Due forze di intensità diversa possono essere indicate da due frecce di lunghezza diversa. Per poter dare senso alla lunghezza della freccia da utilizzare per rappresentare una forza, dobbiamo in qualche modo specificare l'unità di misura della forza e un metodo di misura. Le forze possono essere misurate attraverso uno strumento chiamato dinamometro. Come è fatto il dinamometro? Il dinamometro sfrutta le proprietà elastiche di alcuni materiali, come molti metalli. Tutti abbiamo sicuramente nella nostra esperienza ben presenti le caratteristiche di una molla. Allora, immaginiamo di collocare una molla all'interno di un cilindro . Un'estremità della molla presenta un gancio che permette di appendere la molla ad un supporto fisso, che può essere il tetto o semplicemente un sostegno. Supponiamo per esempio che questo sia un tavolo. Immaginiamo di avere un sostegno in corrispondenza del quale è possibile collocare un gancio. Dopodiché l'altra estremità della molla presenta a sua volta un gancio . E sul cilindro solitamente è presente un cursore, o meglio una scala graduata, sulla quale scorre un cursore attaccato alla molla. Se immaginiamo di fare un ingrandimento di questa situazione, la versione ingrandita di questa situazione potrebbe essere questa. Questa è la scala graduata che è presente sul cilindro. Per il momento indichiamo la scala graduata come una serie di tacche equidistanziate in corrispondenza delle quali può scorrere un cursore, cioè una freccia, magari una freccia metallica o di plastica, comunque un segno che è attaccato alla molla e che può scorrere lungo la scala. Questo segno, nel momento in cui la molla si allunga o si accorcia, chiaramente subisce uno spostamento verticale lungo la scala e permette di capire, in base alla deformazione della molla, quanto
è grande la forza esercitata sull'estremità inferiore della molla. A questa estremità, infatti, possiamo immaginare di attaccare un peso, un oggetto con un... che ha un suo peso e che quindi è sottoposto alla forza di gravità. La forza di gravità tira questo oggetto verso il basso. Utilizziamo spesso il simbolo FP per indicare la forza peso. La forza peso è quindi responsabile della deformazione di questa molla e dello spostamento del cursore sulla scala graduata. Ovviamente, per poter tradurre la deformazione della molla in un numero che possa effettivamente essere misura di questa forza, occorre tarare lo strumento. Si suole attribuire, al fine di tradurre la deformazione della molla in un numero, ad una massa caratteristica di riferimento, un oggetto che abbia una massa di 102 grammi, secondo la comune esperienza, tutti misuriamo le masse in grammi o in chilogrammi, si suole attribuire l'unità di misura della forza, cioè il peso, la forza peso esercitata su un oggetto che abbia una massa di 102 grammi, viene presa come unità di misura della forza e questa unità di misura viene chiamata Newton, dal nome del celebre scienziato del Seicento. Ora, un Newton quindi corrisponde alla forza peso di un oggetto che ha una massa di 102 grammi. Si usa per quanto riguarda l'unità di misura semplicemente l'iniziale del nome N per indicare l'unità di misura. Quindi il Newton è l'unità di misura della forza nel sistema internazionale. Se noi immaginiamo di avere in mano un comune panetto di burro da unetto, oppure un panino, possiamo immaginare di avere nelle mani un oggetto e per sostenere questo oggetto è necessario applicare contro la forza peso che tira l'oggetto verso il basso, una forza muscolare, quella del nostro braccio, delle nostre mani, diretta verso l'alto, forza muscolare, che è dell'ordine di un newton. Questo ci dà l'idea di cosa si intende con un newton, con una forza unitaria nel sistema internazionale. Possiamo fare qualche altro esempio in termini proporzionali. Se a 102 grammi corrisponde una forza peso di un newton, se immaginiamo di dover sollevare un bidoncino di acqua da 10 litri, questo volendolo sollevare, un bidoncino pieno d'acqua, con un volume di 10 litri, sappiamo che questo bidoncino avrebbe una massa di 10 kg all'incirca. Bene, se a circa 100 grammi corrisponde un newton, visto che 100 grammi corrispondono a un decimo di chilogrammo, a 10 kg, cioè ad una massa 100 volte maggiore, corrisponde anche una forza 100 volte maggiore. Quindi la forza muscolare che noi esercitiamo per sollevare un bidoncino d'acqua con un volume di 10 litri d'acqua corrisponde a 100 newton. Questo ci dà ancor più l'idea di cosa esprime il newton come unità di misura della forza. Quindi una forza di 100 newton è già una forza muscolare piuttosto intensa per i nostri standard, mentre una forza di 1 newton è una forza muscolare abbastanza debole che chiunque è in grado di esercitare. A questo punto dobbiamo capire come tarare un dinamometro per poter effettivamente ottenere misure di forza. È chiaro che appendendo una massa di 102 grammi al dinamometro possiamo, in corrispondenza della posizione dell'indice sulla scala graduata, segnare un newton. Invece, in assenza di qualunque oggetto attaccato al dinamometro, quindi con il gancio libero, possiamo vedere dove si trova l'indice nella scala graduata e segnare sulla scala graduata 1,0. Quindi in questo modo noi avremo un dinamometro che ha 1,0 e magari un newton segnati nelle due posizioni corrispondenti a nessun oggetto attaccato al dinamometro oppure un oggetto con una massa di 102 grammi. Lo spazio fra queste due indicazioni può essere suddiviso in un numero regolare di intervalli, per esempio 10 intervalli per avere un decimo di newton o 100 intervalli per avere un centesimo di newton, ovviamente compatibilmente con le dimensioni dello strumento e con l'effettiva deformazione subita dalla molla quando viene attaccata a una massa unitaria, una massa di 102 grammi corrispondente ad una forza peso unitaria. Quindi questo fornisce un modo per tarare il dinamometro. Chiaramente
Chiaramente, siccome non abbiamo detto nulla sul tipo di molla attaccata, qualunque molla può essere utilizzata per costruire un dinamometro, solo che ovviamente se utilizziamo una molla molto morbida che si deforma facilmente con una forza debole, otterremo un dinamometro che permette di misurare variazioni di forza piccole, ma che avrà una portata abbastanza bassa. Per esempio, se attaccando una massa di 102 grammi, la molla del dinamometro si deforma fino a portare l'indice a fondo scala o quasi, avremo uno strumento che avrà un fondo scala di 1 newton e permetterà di misurare frazioni di newton. Se invece utilizziamo una molla molto rigida, che magari per essere deformata ha bisogno di aver attaccato una massa più grande, per esempio il bidoncino d'acqua di prima, avremo uno strumento con un fondo scala molto più alto, una portata magari di 100 newton o qualcosa di simile, 250, 300 newton. Le suddivisioni della scala graduata ovviamente non permetteranno di misurare le frazioni di Newton. Magari avremo una suddivisione che va di 10 Newton in 10 Newton. Potrebbe essere una scala del tipo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 fino a 100 Newton. Quindi sarà un dinamometro con una portata di 100 Newton e con una sensibilità di 10 Newton. Tutto dipende dal tipo di misura che dobbiamo fare e dalle scelte quindi che conseguentemente dobbiamo fare dal punto di vista della molla da utilizzare. Ogni molla permetterà di costruire uno strumento con una data sensibilità e una data portata. Uno strumento si distinguerà dall'altro in base alla molla utilizzata e quindi alla portata e alla sensibilità che lo strumento può avere. A questo punto, possiamo fare qualche altro esempio di forza, oltre alla forza peso e alla forza muscolare. La molla si deforma, abbiamo detto, se viene tirata in qualche modo. Ci sono molle che invece si deformano quando vengono spinte. La molla, per esempio, attaccata ad una comunissima bilancia da cucina, è una molla che funziona mediante uno schiacciamento più che un allungamento. Quindi questo magari è un contenitore piatto all'interno del quale è presente una molla molto compatta che magari noi non vediamo. Su questa molla poggia una piattaforma. Anche la pesa persone funziona così, magari oltre la bilancia da cucina. Su questa piattaforma possono essere messi gli oggetti da pesare. La forza peso in questo caso grava sulla piattaforma collegata alla molla e provocherà uno schiacciamento della molla. In questo caso, siccome i movimenti della piattaforma con una molla rigida e compatta come questa possono essere molto piccoli, solitamente questi piccoli spostamenti vengono evidenziati mediante un sistema di leve che permette di spostare un indice su una scala graduata. La pesa persone, per esempio, funziona così, oppure che fa ruotare la scala graduata attorno a un indice. In ogni caso, qualunque sia lo stratagemma per amplificare i piccoli movimenti di questa molla, è sempre la deformazione della molla che dà una misura della forza peso esercitata. Bene, la forza che è causa della deformazione della molla può essere la forza peso o una forza muscolare a contatto, ma la molla stessa, deformandosi, a sua volta esercita delle forze. Per esempio, nel caso del dinamometro, la molla esercita una forza verso l'alto che si oppone all'attrazione gravitazionale che invece tende a portare il peso verso il basso. Quindi in un sistema del genere, alla fine abbiamo un equilibrio tra due forze, una forza peso rivolta verso il basso, esercitata dalla Terra come forza non a contatto, e una forza chiamata forza elastica, dovuta alla presenza della molla, che invece tira verso l'alto. Quindi la molla esercita una forza chiamata forza elastica che dipende dalla deformazione da essa subita. Per specificare meglio come questa forza elastica dipende dalla deformazione della molla, dobbiamo spiegare un attimo, fare una piccola, aprire una piccola parentesi e spiegare il concetto di proporzionalità fra due grandezze.